Amara verità, e il libro denuncia che Carlo Guccione, responsabile per il Mezzogiorno del PD, già consigliere regionale in Calabria, presentato a Cosenza in un ridotto del Rendano gremito, alla presenza tra l'altro del ministro del lavoro Andrea Orlando. Una sanità, spiega Guccione, che dopo 12 anni di commissariamento in Calabria è peggiorata. Il debito è aumentato e nessuno è stato in grado di quantificarlo, per non parlare dei livelli di assistenza che sono peggiorati. Sono alcune delle sue denunce riportate per l'appunto nel suo libro. C'è un debito ingiustificato che divora la sanità calabrese e che una parte di queste risorse che devono essere utilizzate per implementare le cure dei calabresi vengono dirottate per pagare interessi, dimora, doppi pagamenti o tripli pagamenti nella stessa fattura. Questo è un macigno che costringe ancora una volta la Calabria a subire l'onda del commissariamento. Per altri 3 anni noi saremo commissariati. Guccione poi spiega di aver accolto positivamente la nomina a commissario di Occhiuto perché almeno la sanità calabrese è ritornata ad essere gestita direttamente in Calabria. Io mi auguro che lui sia nelle condizioni di fare la ricognizione del debito, perché questo mostro schiaccia la sanità calabrese e la pone in una condizione di grave difficoltà e emergenza sanitaria. Meno servizi, più tasse, più contenzioso, più debito. Bisogna uscirne perché l'obiettivo è quello di finire con il piano di rientro, di dare il potere costituzionale alla regione di gestire la sanità. Il 69% del bilancio per 12 anni è stato gestito dallo Stato con risultati negativi sia in campo economico per quanto riguarda i servizi. Quindi lo Stato è in debito con la Calabria, chi ha fatto il debito lo paghi.